Hodder and Stoughton presents Insider's Italian. Learn Italian with the Michel Thomas Method. Taught by Paola Tite. Michel Thomas, the great Polish-American linguist and teacher, perfected his method of language instruction over 50 years. His pupils included celebrities such as Doris Day and Princess Grace of Monaco. His method involves two phases. During phase one, the total and perfect courses, pupils receive oral instruction, starting from a single simple phrase, in the case of Italian, è possibile. Michel builds, extends and reinforces the student's understanding of Italian until he or she can confidently manipulate Italian verb structures such as, if you had called me and told me that you wanted to have it, I would have given it to you. Insider's Italian is the phase two course, following on from Michel's total and perfect courses. Incorporating listening and conversation, it is appropriate for all learners at an intermediate level, not just those who have completed the Michel Thomas courses. Insider's Italian is based around authentic conversations that provide a view of Italian culture and is designed to offer you an opportunity to advance your fluency, listening comprehension and conversation skills, expand your vocabulary and improve your grammar. The chapters within the course follow the same layout. Key vocabulary, a conversation, language lessons, including conversation strategies and grammar points, and another conversation. The native Italian speakers are Lara, Chiara and Fernando, and the English students are Jenny and Matt. Chapter 1. I media italiani. Italian media. 1.1. Key vocabulary. La stampa. The press. Quotidiano. Daily newspaper. Pettegolezzi. Gossip. Settimanale. Weekly magazine. Inserto. Supplement. Mensile. Monthly magazine. Scomparire. To disappear. Rete. Net. Internet. Essere collegato. To be connected. Scaricare. To download. Dibattito. Debate. Sceneggiato televisivo. TV series. 1.2. Conversation 1. Come ti informi sulle notizie? How do you get the news? I had a conversation with Antonio, a young graduate from a business school in Milan, about Italian media. Listen out for what Antonio prefers to read at the weekend and why. Antonio, come ti informi sulle notizie del giorno? Leggi il giornale, ascolti la radio, guardi la TV o vai su internet? Io personalmente leggo le notizie su internet. Vado sui siti del Corriere della Sera e della Repubblica. Ci sono nella stampa italiana dei tabloid scandalistici come il Sun o il New York Post? No, credo che non ci siano quotidiani così in Italia. Ma i pettegolezzi sulle personalità del cinema, del teatro, della musica, dove li trovi? Beh, magari li trovi sulle pagine di costume e società dei quotidiani, altrimenti queste cose le trovi sulla Free Press. La Free Press? Che cos'è? Sono dei quotidiani che vengono distribuiti gratis sui mezzi pubblici. Raggiungono un pubblico molto vario. Chiunque prenda la metropolitana in mattinata. Allora solo nelle grandi città, perché nei paesi piccoli non puoi trovare questi mezzi di trasporto. Eh già, i paesi piccoli, se vogliono quel tipo di notizia, comprano i settimanali di gossip. Uno dei più venduti in Italia credo che sia Di Più, che ha un contenuto trash elevatissimo. In Italia li chiamiamo popolari, ma a me non piacciono. Se tu vuoi rilassarti nel fine settimana, cosa leggi? Ma mi piace leggere gli inserti dei quotidiani. Per dire la lettura, un inserto di cultura che esce la domenica sul Corriere e ha un grande spazio per i libri. Come riviste scelgo i mensili perché hanno dei contenuti più specifici. Per esempio Gardenia per il giardinaggio, Rolling Stone per la musica. Di cinema c'è Chuck. E le riviste di viaggi e turismo ti piacciono?
Sì, mi piacciono e le leggo. Anche perché le porta a casa mamma ogni mese. Ma in Italia stanno scomparendo. Perché? Beh, secondo me, se tu vuoi informazioni, vai su internet. Non hai bisogno di comprare un giornale per sapere qualcosa su un viaggio, sull'uscita di un nuovo disco o un nuovo film. Invece compri un quotidiano o una rivista per approfondire un argomento. So, what does Antonio prefer to read at the weekend? He says he likes to read the supplements from the daily papers. Mi piace leggere gli inserti dei quotidiani. Why does he read them? He says you buy them to examine a topic in depth. Compri un quotidiano o una rivista per approfondire un argomento. 1-2-1. Conversation 1. Did that make sense? Check your understanding. We're going to play you the conversation again, then ask you to answer these questions. Standard pauses only are given, so you will need to use your pause button to give yourself time to think out and say your answers. 1. Dove legge le notizie del giorno, Antonio? 2. Quali sono i tipi di stampa che pubblicano i pettegolezzi? 3. Perché le riviste di viaggi stanno scomparendo? Antonio, come ti informi sulle notizie del giorno? Leggi il giornale, ascolti la radio, guardi la TV o vai su internet? Io personalmente leggo le notizie su internet. Vado sui siti del Corriere della Sera e della Repubblica. Ci sono nella stampa italiana dei tabloid scandalistici come il Sun o il New York Post? No, credo che non ci siano quotidiani così in Italia. Ma i pettegolezzi sulle personalità del cinema, del teatro, della musica, dove li trovi? Beh, magari li trovi sulle pagine di costume e società dei quotidiani. Altrimenti queste cose le trovi sulla Free Press. La Free Press? Che cos'è? Sono dei quotidiani che vengono distribuiti gratis sui mezzi pubblici. Raggiungono un pubblico molto vario. Chiunque prenda la metropolitana in mattinata. Allora solo nelle grandi città, perché nei paesi piccoli non puoi trovare questi mezzi di trasporto. Eh già, i paesi piccoli, se vogliono quel tipo di notizia, comprano i settimanali di gossip. Uno dei più venduti in Italia credo che sia Di Più, che ha un contenuto trash elevatissimo. In Italia li chiamiamo popolari, ma a me non piacciono. Se tu vuoi rilassarti nel fine settimana, cosa leggi? Ma mi piace leggere gli inserti dei quotidiani. Per dire la lettura, un inserto di cultura che esce la domenica sul Corriere e ha un grande spazio per i libri. Come riviste scelgo i mensili perché hanno dei contenuti più specifici. Per esempio Gardenia per il giardinaggio, Rolling Stone per la musica. Di cinema c'è Chuck. E le riviste di viaggi e turismo ti piacciono? Sì, mi piacciono e le leggo. Anche perché le porta a casa mamma ogni mese. Ma in Italia stanno scomparendo. Perché? Beh, secondo me, se tu vuoi informazioni, vai su internet. Non hai bisogno di comprare un giornale per sapere qualcosa su un viaggio, sull'uscita di un nuovo disco o un nuovo film. Invece compri un quotidiano o una rivista per approfondire un argomento. 1. Dove legge le notizie del giorno, Antonio? Le legge su internet, sui siti del Corriere della Sera e della Repubblica. 2. Quali sono i tipi di stampa che pubblicano i pettegolezzi? Sono le pagine di costume e società dei quotidiani, la Free Press e i settimanali di gossip. 3. Perché le riviste di viaggi stanno scomparendo? Perché se vuoi informazioni vai su internet. Non hai bisogno di comprare un giornale per sapere qualcosa su un viaggio. 1-3. Language Plus. During these lessons you will be listening in on a class with two other students, Jenny and Matt. Take part by stopping your playing device when I ask them questions, so that you can work out your own answers.
then listen to the correct responses. During this and the next track, we will give you beeps to remind you to stop your playing device. 131. Conversation strategies. During a conversation, you may want to say what you think or believe. From the English word credible, can you get to the Italian? Credibile? Right, credibile. Now, can you get to believe from credibile? Credere? Credere. So, I believe? Credo. Credo. And I believe that daily papers like these don't exist in Italy, that there aren't dailies like this in Italy. Credo che non ci siano quotidiani così in Italia. Credo che non ci siano quotidiani così in Italia. Usually Italians don't leave out che, that, after credo, but occasionally they do. Credo non ci siano quotidiani così in Italia. And how would you ask, and you, what do you believe? Use the tu form to address a friend. E tu, che cosa credi? E tu, che cosa credi? You might want to express your own opinion, saying, as far as I am concerned. For this, you can say, according to me, secondo me. So, how would you say, as far as I'm concerned, if you're looking for information, you go on the internet. Information is plural in Italian, informazioni. And on the internet is su internet. So, as far as I'm concerned, if you are looking for information, you go on the internet. Secondo me, se vuoi informazioni, vai su internet. Right. Secondo me, se vuoi informazioni, vai su internet. If you want to put forward a suggestion in a tentative way, you can use maybe, possibly, which is... Magari. So, how would you say, maybe you can find them on the costume e società pages? In Italian, you'll say, maybe you find them on the pages of costume e società. Magari le trovi sulle pagine di costume e società. Right. Magari le trovi sulle pagine di costume e società. 132. The present tense. The tu form. The key to the tu form is the e ending. How do you say to listen to? Ascoltare. Ascoltare. Now take off the are ending and bring the stress back to ascolt. Ascolt. Now add I. Ascolti. Ascolti. That's the tu form. Let's try with leggere. You read. Tu would be... Leggi. Leggi. How does Antonio answer the question, leggi il giornale? He uses the io form of the verb, which is? Leggi. Careful with the pronunciation. You change to o for the io form. So, L-E-G-G plus o gives? Leggo. Antonio says, I personally read the news on the internet, which would be what? Io personalmente? Io personalmente
Leggo le notizie su internet. Io personalmente leggo le notizie su internet. This means that the stem, or initial part, changes unexpectedly, but the ending, the final part, is always o for the io form, and always I for the tu form. How would you ask Antonio, do you go on the internet, using the tu form of andare? Andare, vado, vado su internet? Vado means I go. You need to use the E ending for the tu form. With andare, all the present tense forms except for noi and voi are very irregular. Vai. Vai su internet? Yes, vai su internet. And how did Antonio say, I go on the sites of Corriere and Repubblica? Vado sui siti del Corriere e della Repubblica. Vado sui siti del Corriere e della Repubblica. Good. You remember that Italian nouns are either masculine, il Corriere, or feminine, la Repubblica, and that the prepositions su and di combine with the articles to give sui, del, and della. Let's practice the use of the tu form to generalize. How do you say, if one looks for, using tu? Se tu cerchi? Yes, se tu cerchi, with the hard k sound of cercare. If one looks for information is... Se tu cerchi informazioni. Se tu cerchi informazioni. Or you can also say, se tu cerchi delle informazioni. Delle means some in this case. You correctly use the plural informazioni. The singular un'informazione means one piece of information. So, if one looks for information, one goes on the internet would be... Se tu cerchi delle informazioni, vai su internet. Se tu cerchi delle informazioni, vai su internet. Conversely, when one reads a magazine, one is looking for something more. When one reads a magazine would be... Quando leggi una rivista? Quando leggi una rivista, one is looking for something more. Cerchi qualcosa più. Qualcosa di più. In Italian you say something of more. Quando leggi una rivista, cerchi qualcosa di più. How do you ask, do you like reading magazines? Piaci leggere? Piacere is a strange verb. Italians don't say, do you like, but... Does it please you? Which is, ti piace? Ti piace leggere le riviste? Ti piace leggere le riviste? How about, do you like travel magazines? Italians say, do the travel magazines, the magazines of travel, please you? Ti piacciono le riviste di viaggi? Ti piacciono le riviste di viaggi? Do you remember what Antonio replied to this question? Yes, I like them and I read them. Sì, mi piacciono e le leggo. Sì, mi piacciono e le leggo. If you want to say that you don't like them, you just put non in front of mi piacciono. Non mi piacciono. Non mi piacciono. For contrastive purposes and more emphasis, you can also say a me non piacciono. Weekly gossip magazines are
i settimanali di gossip. Antonio said, in Italy we call them popolari. Careful with them. Use le, feminine plural, when referring to le riviste, but li, masculine plural, when referring to settimanali. So, in Italy we call them popolari. In Italia li chiamiamo popolari. In Italia li chiamiamo popolari. But I don't like them. Ma a me non piacciono. Good, you added emphasis. In Italia li chiamiamo popolari, ma a me non piacciono. 1-3-3. Exercises to practice io and tu forms and piace, piacciono. Translate these 5 sentences into English. 1. Dove leggi le notizie? Where do you read the news? 2. Cerchi delle informazioni? Are you looking for information? 3. Trovi pettegolezzi sulla Free Press. You find gossip on the Free Press. 4. Ti piacciono i settimanali? Do you like weekly magazines? 5. Mi piace leggere le riviste mensili. I like reading monthly magazines. Translate the following 5 sentences into Italian using the io and the tu forms. Be careful with non mi piace, piacciono. 6. Where do you find gossip in the Italian papers? Dove trovi i pettegolezzi sui giornali italiani? 7. I like the Sunday supplements, but I don't like the weekly magazines. Mi piacciono gli inserti della domenica, ma non mi piacciono le riviste settimanali. 8. I want some information on the latest film. Voglio delle informazioni sull'ultimo film. 9. Do you like going on the internet? Ti piace andare su internet? 10. In small villages you can't find these means of transport. Nei paesi piccoli non puoi trovare questi mezzi di trasporto. 1-3-4. Pronunciation of double consonants. You have seen and heard many Italian words with double consonants. These are an important characteristic of the Italian language and need a bit of practice to be reproduced accurately. You can try this method. Come to a stop before the double consonant. Raise your head slightly and spit out the consonant with a bit of force, like a small explosion. Try to say these words after the speaker. Settimanali. Mezzi pubblici. Mattinata. Leggo. Piccoli. Mi piacciono. Approfondimento. Try 2 double consonants in the same word. Pettegolezzi. Now try to pronounce a double R. For this, you don't come to a stop, but you need to roll the R at least 3 times. Corriere. And you certainly know there is a double R in the word for saying goodbye. Arrivederci. 1-3-5. Fluency versus accuracy. When speaking Italian, don't get too hung up on trying to achieve 100% accuracy in pronunciation. Research suggests that fluency is more important than accuracy. And anecdotal evidence supports this view. When we are relaxed or uninhibited, we find it much easier to speak a foreign language. Try imitating our speaker in these phrases. Go for speed rather than precision.
The Italians will always try to help you by interpreting what you say, repeating it and suggesting words if you get stuck. No, credo che non ci siano quotidiani così in Italia. Raggiungono un pubblico molto vario. Chiunque prende la metropolitana in mattinata. Eh già, i paesi piccoli, se vogliono quel tipo di notizia, comprano i settimanali di gossip. 1-4. Conversation 2. Contatto umano o telematico? Human contact or telecommunication? You are going to hear another conversation I had with Antonio, who belongs to the generation of totally connected young people. I wondered why only 29% of Italians use social media. What is Antonio's explanation? Si dice che gli italiani usano l'internet per ragioni sociali molto meno del resto dell'Europa. Antonio, secondo te questo è vero? Sì, nella vita quotidiana il rapporto sociale non è sostituito dal contatto che hai su internet. I social network in generale in Italia sono uno strumento magari per organizzarsi e scambiarsi delle idee, ma poi c'è anche il reale incontro fisico, in persona. E tu come comunichi con gli amici? Io comunico con gli amici incontrandoli e poi ovviamente mi servo di tutti gli strumenti di messaggistica istantanea, come mail, Facebook, WhatsApp. Sicuramente questi li uso, poi però non instauro delle conversazioni telematiche. Quindi tu quante ore passi navigando in rete? Beh, quello, penso tanto. Ma tu dici tempo sociale sulla rete, su base giornaliera? Ma adesso chiunque abbia uno smartphone in tasca è collegato 24 ore su 24. Hai ragione, siamo tutti collegati. E se vuoi vedere un film, vai al cinema o lo scarichi da internet? Ma io faccio tutti e due, sinceramente, perché andare al cinema con degli amici, con quelli con cui condividi l'interesse per un determinato film, è una bella occasione per uscire. Però se c'è un film che interessa solo a me, magari lo guardo su internet. Quali altri media sono importanti in Italia? La TV è molto rilevante per una fascia di popolazione più anziana, ma anch'io la guardo. Guardo TG La 7, cioè il telegiornale di Enrico Mentana, e poi guardo i programmi di attualità politica e di economia come 8 e mezzo e Ballarò. Sicuramente, come dibattito politico, la TV è il mezzo più forte. Dicevi le persone più anziane. Che cosa guardano? Sicuramente guardano gli sceneggiati televisivi. Purtroppo non li conosco perché non li guardo io, ma mia nonna e la mia bisnonna sì. Uno famoso è il commissario Montalbano, tratto dai romanzi di Camilleri. Poi ci sono le classiche soap come 100 vetrine. Why is it that only 29% of Italians use social media? Antonio says that in daily life, social contact is not replaced by the contact you have on the internet. Nella vita quotidiana, il rapporto sociale non è sostituito dal contatto che hai su internet. 1-4-1. Conversation 2. Did that make sense? Check your understanding. We're going to play you the conversation again. Then ask you to answer these questions. 1. I giovani in Italia preferiscono passare tempo sociale sulla rete o incontrare gli amici in persona? 2. Antonio scarica i film da internet o va al cinema con gli amici? 3. Chi guarda gli sceneggiati televisivi e le soap? Si dice che gli italiani usano l'internet per ragioni sociali molto meno del resto dell'Europa. Antonio, secondo te questo è vero? Sì, nella vita quotidiana il rapporto sociale non è sostituito dal contatto che hai su internet. I social network in generale in Italia sono uno strumento magari per organizzarsi e scambiarsi delle idee, ma poi c'è anche il reale incontro fisico, in persona. E tu come comunichi con gli amici? Io comunico con gli amici incontrandoli e poi ovviamente mi servo di tutti gli strumenti di messaggistica istantanea, come mail, Facebook, WhatsApp. Sicuramente questi li uso, poi però non instauro delle conversazioni telematiche. Quindi tu quante ore passi navigando in rete? Beh, quello, penso tanto. Ma tu dici tempo sociale sulla rete, su base giornaliera? Ma
Adesso chiunque abbia uno smartphone in tasca è collegato 24 ore su 24. Hai ragione, siamo tutti collegati. E se vuoi vedere un film, vai al cinema o lo scarichi da internet? Ma io faccio tutti e due, sinceramente. Perché andare al cinema con degli amici, con quelli con cui condividi l'interesse per un determinato film, è una bella occasione per uscire. Però se c'è un film che interessa solo a me, magari lo guardo su internet. Quali altri media sono importanti in Italia? We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.